che sentiamo che è successo a qualcun altro. Ti faccio l'esempio banale. Molto spesso quando in passato, io ricordo la mia mamma ha 88 anni, quindi culturalmente c'è già che il marito prima di tutto, quindi già lì, pur essendo donna, ecco. Però c'era la cultura familiare che comunque ci dovesse essere assolutamente come scelta del regime patrimoniale all'interno del matrimonio, ci dovesse essere la comunione all'interno del matrimonio. E quindi questo era, ma perché qui, è quello che si diceva prima, ne andava dalla fiducia, come non vuoi fare regime matrimoniale, comunione con me, allora vuol dire che non ti fidi, allora vuol dire che non mi ami abbastanza. Ecco, tutte queste cose qua guastano un po' quello che è invece un qualcosa che bisogna, a mente serena, proprio magari nell'entusiasmo di un inizio di progetto, che si chiami matrimonio o che si chiami convivenza, perché siamo nel 2022, le famiglie hanno tante dimensioni, ormai sono famiglie di multistrati, no? Quindi, ed è corretto così, abbiamo questa libertà e ben venga. È importante che la serenità nel decidere sia quando non ci sono i problemi, quindi se io sto con il mio compagno e in quel momento non abbiamo il problema, in quel momento sereno possiamo decidere il meglio in termini di pianificazione della famiglia, perché non ci sono problemi, non ci sono rigidità, non ci sono emozioni in campo, perché poi diventa difficile quando arrivano le tensioni o quando c'è già tensione, come fai? Non c'è più obiettività. No, assolutamente. Questo vale all'interno della coppia, visto che siamo nell'argomento delle donne, come vale nell'ambito della pianificazione. Lo dico sempre nel crudo tema della pianificazione finanziaria: la pianificazione va fatta quando si sta bene, non quando si sta male o certo, quando si hanno problemi, perché in quel momento non si ha la lucidità per decidere. Stessa cosa nell'ambito degli equilibri dei rapporti di coppia, dell'equilibrio del rapporto matrimoniale.